Parliamo delle migliori news, delle ultime novità della settimana. In questo caso, ragazzi, non possiamo non mettere in primo piano Terra Classic, che ci ha regalato un ottimo profitto. È andata a triplicare la sua capitalizzazione di mercato. Infatti, ora vi spiegherò molto, ma molto di più nei dettagli. Prima di iniziare, vi invito a iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Infatti qui vediamo comunque che Luna Classic non è assolutamente morta, infatti sta avvenendo comunque delle novità per quanto riguarda il mercato del mondo cripto, come ad esempio Launch, che propone una tassa di burn dell'1,2%. Ed è proprio esso a far schizzare comunque la criptovaluta, che ormai per molti era defunta, ma ovviamente con questa strategia di burn, dove ogni transazione verrà bruciato un 1,2%, quindi rimosso completamente dalla circolazione del mercato, qualcosa dovrebbe comunque ridurre in modo importante. In questo caso andrà a ridurre la circolazione delle monete. C'è un futuro ovviamente per Luna Classic, però giustamente attualmente è difficile andare a parlare adesso comunque dei valori come ad esempio un dollaro o molto molto di più. Impossibile, infatti, parliamoci chiaro, per quanto riguarda quota 100 dollari, però giustamente in questo caso il prezzo può andare soprattutto in guadagno in futuro. Ulteriore news della settimana è che Shiba Inu Coin avrà comunque una nuova partner, in questo caso con John Richmond e soprattutto con la Milano Fashion Week, dove ci sarà in programma comunque nel capoluogo lombardo a partire dal 20 settembre prossimo. Il nativo di Manchester darà seguito reale a Legends Live Forever, presentando dal vivo i capi che compongono la collezione NFT nata dalla collaborazione con la meme del cagnolino, un palcoscenico importante tra i più prestigiosi al mondo per il settore di riferimento, che lo stilista non mancherà di sfruttare per massimizzare comunque i vantaggi di una copertura mediatica del genere. Quindi Shiba Inu anche in questo caso continua a farsi riconoscere e in questo caso sta volando soprattutto nel settore italiano. Ulteriore news in questo caso: purtroppo addio al maxi accordo tra UEFA Champions League e Crypto.com. Infatti 100 milioni di euro a stagione per la UEFA Champions League, che ha visto andare in fumo un maxi accordo con il famoso exchange crittografico. Una notizia che non solo ha lasciato tutti a bocca aperta, ma ha anche lasciato l'organo di governo del calcio europeo a bocca asciutta. Questa qui andava a sostituire l'attuale sponsor, ex sponsor più in questo caso, con Gazprom. Ciò che fa ancora più scalpore è che il nuovo accordo triplicava quasi il valore attuale, posto a 40 milioni di euro a stagione. Se tutto fosse andato come doveva, Crypto.com avrebbe sponsorizzato la Champions League per ben 5 stagioni, fino al 2027. E in questo caso comunque Crypto.com si dovrà, tra parentesi, a contestare della Serie A team e ovviamente della Coppa del Mondo, quindi in questo caso diciamo un vero peccato per Crypto.com. Poteva essere una diciamo un'ottima strategia per farsi conoscere in tutta Europa. Poi Stati Uniti, regolamentazioni cripto per Bitcoin ed Ethereum. Ulteriori problemi per quanto riguarda Bitcoin ed Ethereum e ovviamente in questo caso ora stanno più che altro trattando e trovare una soluzione con gli USA. Perché in questo caso finora tali investimenti sono stati contabilizzati prevalentemente
come attività immateriali a vita indefinita, simili a domini e marchi di siti web, con l'utilizzo delle linee guida non vincolanti, soprattutto emesse da AICPA, e secondo il piano intende finalizzare le sue discussioni iniziali sul progetto cripto entro la fine di quest'anno, quando il consiglio dell'ente industriale potrebbe votare se presentare una proposta secondo un portavoce dell'organizzazione. In questo caso Susan Cosper, membro del consiglio, ha difeso la decisione di escludere gli NFT dal progetto, dichiarando che avrebbe potuto rallentarlo. Secondo lei non è pervasivo o materiale o in questo frangente ed è certamente qualcosa su cui possiamo concentrarci in seguito se necessario. Ma come inizio e come fine lo spazio è dedicato comunque a Terra Classic. Infatti comunque vediamo che una settimana fa, ok, il suo valore era 77% inferiore a quella attuale, mentre gli ultimi 14 giorni 151% e nell'ultimo mese 135%. Però per quanto riguarda il minimo storico attualmente, che è stato il 13 maggio 2022, Terra Luna Classic ha fatto il 24.634%. Chapeau per Terra Luna Classic. Detto questo ragazzi, mi raccomando, se questi contenuti vi piacciono, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere, e noi ci vediamo domani con un prossimo video.